Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing, il video unboxing settimanale dove vorrei mostrarvi un pacco che mi è arrivato proprio da poco questa mattina. Si tratta di un pacco ricevuto da un privato che ringrazio per motivi di privacy, preferisco non dire il nome ma lo saluto. Un pacco che contiene due edizioni import con audio italiano solo in parte, un prodotto sì, l'altro no, ma tra poco lo spacchetteremo, vi mostrerò anche cosa c'è all'interno. Quindi direi subito di cambiare angolazione e vediamo un po' cosa c'è in questo pacco. Bene, procediamo subito con lo spacchettamento del pacco. Tagliamo da qui. E vediamo un po' che cosa abbiamo. Sono quindi due prodotti, sono due prodotti italiani. Io direi di iniziare dal primo, che è un mediabook inglese della 88 Films, mettiamo un attimo a posto, e il film in questione è Hatchet for the Honeymoon, che praticamente sarebbe Il rosso segno della follia, film diretto da Mario Bava nel 1970. Questo film, questa coproduzione italo-spagnola che è uscita grazie alla 88 Films sempre nell'edizione Limited, che comprende oltre al film nel formato Amarai, abbiamo dentro anche il poster, il booklet, edizione che poi spacchetteremo insieme molto presto. Farò dei video unboxing dedicati sia per questo prodotto ma anche per il prodotto che vedremo tra poco, però diamo comunque un'occhiata così in maniera veloce a ciò che contiene. Quindi abbiamo un bel po' di contenuti speciali, peraltro sono extra con varie interviste anche in lingua italiana curati da Eugenio Ercolani. Anche in questo caso mi aspetto davvero delle bellissime interviste e sicuramente non rimarrò deluso. Infatti a livello di interviste abbiamo intervista con il regista figlio di Mario Bava, Lamberto Bava, poi abbiamo un'altra intervista con il cameraman Gian Lorenzo Battaglia, un'altra intervista con Magmar Lassander e poi abbiamo un'intervista con il dottor Markus Stiegleger, che questo dovrebbe essere però in inglese. Ricordo che purtroppo manca l'audio italiano in questa edizione della 88 Films, purtroppo non l'hanno inserita, c'è solamente la traccia inglese. Io avevo comunque recuperato di recente l'edizione francese che ha l'audio italiano, anche se c'è da dire che non è presente l'audio storico, abbiamo il ridoppiaggio che purtroppo non è all'altezza del film, il doppiaggio è davvero scarso a mio parere, però va bene. Io comunque questa edizione della 88 Films l'ho voluta recuperare in modo particolare appunto per i contenuti speciali, in quanto l'edizione francese, sempre in formato mediabook, non aveva praticamente nessun extra. O forse aveva giusto qualcosina, ma davvero di poco conto. Però ripeto, vedremo molto presto un unboxing dedicato. Passiamo adesso invece al secondo titolo. Vi avviso subito che questa puntata del buongiorno si vede dal postino durerà molto breve. Allora, nuovo titolo, sempre 88 Films, Te Gestapo's Last Orgy, ovvero l'ultima orgia del Terzo Reich. Questa invece non è un'edizione limited edition, ma comunque edizione con sovracopertina. Film che è stato girato nel 1977 dal regista Cesare Canevari, film che sinceramente non ho mai visto, quindi sono molto curioso di poterlo vedere. E a differenza del film Il rosso segno della follia, qui invece abbiamo anche la traccia italiana e i sottotitoli non sono obbligatori. Per quanto riguarda la traccia audio è comunque in mono, formato video 1.85, e anche qui abbiamo un po' di contenuti extra interessanti, ci sono varie interviste tra cui anche una fatta a Luigi Cozzi, poi ne abbiamo un'altra con Pierpaolo De Sanctis e anche in questo caso sono curate da Eugenio Ercolani. Remastered 2K transfer dal negativo originale. Poi vediamo cosa c'è scritto, limited edition, comunque è una limited edition anche se non cartonata, diciamo con il cartone rigido. Slipcase with brand new artwork by Richard Davis. Poi all'interno dovremo avere anche un booklet e ovviamente abbiamo anche la copertina reversibile.
e quindi questo sarà sicuramente uno dei prossimi film che voglio vedere. Ne ho sentito parlare già da diverso tempo e adesso ho sicuramente l'occasione di poterlo vedere, peraltro in alta definizione, quindi non potrei voler di meglio. Quindi in questa puntata vi ho mostrato due arrivi della 88 Films. Peraltro prossimamente vi farò vedere anche un unboxing dedicato a un'altra uscita della 88 Films in formato limited edition, ovvero quella dedicata al film Roma a mano armata. Nella playlist troverete anche un unboxing fatta con l'edizione della Grindhouse, però anche questa edizione qui della 88 Films è davvero niente male, quindi tra poco, penso la settimana prossima, la pubblicherò sul canale. Bene, quindi questi erano gli arrivi all'interno di questo pacco, quindi l'ultima orgia del Terzo Reich e il rosso segno della follia di Mario Bava. Io vi ringrazio di aver seguito questo video unboxing, se vi è piaciuto metteteci pure un like, commentate, ditemi pure cosa ne pensate di questi due film, oltre che all'edizione, diciamo, ma anche se vi sono piaciuti appunto come film, dite pure la vostra. E noi ci vediamo molto presto per un altro video unboxing. Ciao a tutti!